La mattina di lunedì 18 agosto, gli avvocati Leonardo Roberi e Michela Rosso Nolasco, rappresentanti legali del professor Fabrizio Pellegrino, accusato di violenza sessuale, prostituzione minorile e pedopornografia, hanno presentato ricorso contro la sua custodia cautelare in carcere alle Vallette di Torino. Il Tribunale del Riesame ha ora 15 giorni per pronunciarsi con una conferma della carcerazione, con l'annullamento oppure con una modifica della misura cautelare. In quest'ultimo caso esiste la possibilità che il professore sia associato agli arresti domiciliari, forse persino in una comunità di recupero, come nel caso di Walter Giordano prima del suo patteggiamento a 2 anni di carcere senza possibilità di condono. Le perquisizioni dei carabinieri di Saluzzo sono ancora in corso anche nelle abitazioni di chi collabora o ha collaborato in passato con Pellegrino e si attendono ulteriori sviluppi nell'inchiesta a suo carico. Sempre la mattina di lunedì 18 agosto è deceduto all'ospedale Santa Croce di Cuneo l'agricoltore di 80 anni Tommaso Paere, originario di Bagnolo Piemonte. Nel pomeriggio di domenica l'uomo aveva subito un incidente con il trattore che stava manovrando, rimanendo schiacciato contro il volante dopo che il mezzo era precipitato a valle per il fondo bagnato, per poi schiantarsi contro un albero. Il Paere era comunque riuscito a rialzarsi da raggiungere la sua abitazione, luogo dove i familiari avevano contattato il 118, temendo l'aggravarsi delle sue condizioni. L'agricoltore era stato trasportato all'ospedale cuneese, ma nella notte era peggiorato, per poi perdere la vita la mattina successiva. Per caso in fase di accertamento, la sera di lunedì 18 agosto, verso le ore 20, una bambina di 2 anni è caduta dal terzo piano di un palazzo a Cuneo, in via 28 Aprile, nei pressi di Piazza Martiri della Libertà. La piccola è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Santa Croce di Cuneo. Le sue condizioni sono disperate. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, la piccola sarebbe salita sul davanzale di una finestra aperta adiacente al lettino e sarebbe precipitata da oltre 10 metri. La madre, sconvolta per quanto accaduto, è stata colta da malore ed è stata a sua volta ricoverata all'ospedale Santa Croce. A lanciare l'allarme una vicina che ha assistito alla scena. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco della polizia e i carabinieri per i rilievi del caso. Per causa in fase di accertamento, intorno alle ore 4 di lunedì 18 agosto, un'auto con a bordo 2 ragazze rispettivamente di 20 e di 21 anni, di ritorno da una serata in discoteca, si è schiantata contro un albero in località Crocheplan di Jausière, sulla strada dipartimentale 900, nella valle dell'Ubaye, oltre il confine francese, in direzione della Colle della Maddalena. Una delle 2 occupanti della vettura, la 21enne, ha perso la vita sul colpo, mentre l'altra è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Gap, nei soccorsi medici provenienti da Barcellonnette. Alcuni giorni or sono, la squadra mobile di Cuneo ha arrestato un giovane spacciatore 26enne italiano per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cuneo, hanno preso inizio in seguito al ricovero di una giovane cuneese alla quale si sospettava fosse stato iniettato dello stupefacente. Dalle analisi è risultato che la ragazza era stato iniettato un farmaco a base di metadone, proprio dal 26enne. La giovane se l'è cavata con 40 giorni di prognosi.